Allora, bambina? Bambina mia? Cosa stai facendo? Un gioco. 24 ore qua dentro. Senti, Anastasia, allora, non so se hai notato, ho tirato su tutto, anche di qua. Vanessa, sei svenuta? Studia. Perché stasera deve venire il fotografo che dobbiamo fare le prove per la comunione? Perché domenica chi è che fa la comunione? Chi è che fa domenica la comunione? Tu? No, ma ci sei? Ho sonno. Hai sonno. Vedi di finire di studiare questa materia importantissima, cioè? Religione. E vabbè, è una materia come le altre, cioè esiste e devi studiare. Quindi, ascoltatemi bene, adesso passerà il robottino e i pavimenti. Non dovete assolutamente, perché mi insegui, aiuto. Aia! Ma sei mazza! C'è il bambino qua dentro, guardate! Guarda che mi fai cadere il computer! Anastasia! Te lo do te! Anastasia! Questo! Ti faccio male, ti ho tirato una telecamerata in testa! Anastasia, ti devi calmare! Ascolta, dai, ma racconta ai nostri cucciolini che cosa hai fatto stamattina a scuola? Niente! Ah! Fatto la cacca. No, non l'ha fatta invece. La tua prima Gita. Vabbè, a parte che hai bevuto come al solito il vino, la birra, perché tu esci da scuola ubriaca. La tua prima merenda. La tua prima merenda a scuola, sì, a fine anno scolastico. La tua prima ciaccia. Verifica, Anastasia, hai fatto, ragazzi. Ragazzi, Anastasia fa prima elementare e ha già fatto la sua prima verifica di matematica, ma vi rendete conto? No! Mi sta prendendo a pugni nel frattempo. Sì, invece! E sembra che sia andata molto bene, però non ho ancora la verifica sotto mano, ma lei mi ha detto che ha fatto tutto giusto, che ha preso bravissima! Allora, comunque, vi stavo dicendo, dopo cena, Anastasia, dopo cena viene il fotografo, quindi ci dobbiamo preparare... Giuseppino viene, sì, il fotografo Giuseppino. E ci dobbiamo. Arriva Gasper, che c'è qua. È impossibile. Parlare con lei. Guarda che Gasper ti morde. Comunque, oh, mi ascoltate? Adesso laveremo i pavimenti. Anch'io, anch'io. No, vabbè. Anastasia, ma è un chiodo, ma dove l'hai trovato? Qua. Ma cosa fai? Me lo ficchi in pancia. Povero bambino. Ah, simpatica. È tutta salute, la mia pancia è tutta salute. Allora, pronto? Cioè, sto facendo 4 minuti in... Mi è arrivato in faccia. Anastasia, ti metto in castigo, Ti metto in castigo. Comunque, fatemi finire la frase. Anastasia... Nì, è arrivata l'altra, ascoltatemi, dai, adesso fai la serie un secondo, perché veramente sennò mi chiedono di chiudere il canale i nostri cucciolini. Vi fate male, deve venire il fotografo, vi dovete vestire. Vabbè, parlo con te Vanessa, perché con Anastasia è impossibile. Quindi ascoltatemi, adesso faccio lavo i pavimenti, dopodiché non voglio assolutamente che sporchiate, ok? Tu ti devi provare l'abito dopo, Anzi, gli abiti, dobbiamo scegliere quale. No, dobbiamo scegliere quelli che ha. Ne scelgo uno, cioè ne ha un casino e lo devo anche comprare, ma figurati, ma no. Ne ha tantissimi, di tutti cui alcuni con l'etichetta ancora attaccata. Quindi lavo i pavimenti, poi ceniamo e poi ci prepariamo per il fotografo, d'accordo? Ma anche tu li scegli, io li compro. Come? Magia. Li compri o li scegli? Magia. Che cosa? Magia. Quali vestiti? Tu ce l'hai già? Tu l'hai comprato? Io l'ho comprato. Non l'hai visto? No. Non l'hai visto? Dopo te lo faccio vedere. Bello. È particolare, sembra un quadro... Colorato. Brava, sì l'hai visto. No. Sì l'hai visto. No. Sembra un quadro di Picasso. Niente. Sì. C'è la... la... Come si chiama quella, il quadro famoso? La cornice? Come si chiama il quadro famoso? La Gioconda? C'è la Gioconda. No. Che palle la sta. Che noioso bambino. Oh, distrazione. Oh, vi fate male? Dai, quindi
non voglio traumi. Niente, vi stavo dicendo che non voglio che mettiate in disordine. Adesso tu le prendi. Anastasia la principessa. Sì, amore, è bellissima Anastasia la principessa. Non essere la principessa, io mai sono proprio la principessa. Già, non sei mica un cartone animato, tu sei una principessa vera. Hai visto? Bellissima, amore. Guarda, anche la ciocca rossa, hai i capelli rossi come la tua ciocca. Sono la ciocca però. Vabbè. E rosa poi. Ci manca solo che le faccio tutti i capelli rossi e poi siamo a posto. Guarda, amore, vuoi vederlo il cartone animato su? Sì. Andiamo a vederlo? Anzi, no, prima andiamo. Lei? Lei, sì. Bella. Sì, va bene. Tra 5 minuti andiamo a provare i vestiti, No, prima. Ah, no, facciamo una cosa. Prima ceniamo. Cartone. Deve arrivare tanto dopo cena. Adesso tu chiuderai gli occhi e io ti farò. Ma sei già andata? Beh, ma tanto non si vede, non sa dov'è. Allora, Vanessina. Ah, ti sei bendata? Ok, sei pronta a vedere un vestito bellissimo! Ma cosa ci fai? No, vabbè, ma la smetti. Sì, è lungo. La smetti, esci da qua immediatamente. Guarda che casino che hai fatto. Ecco, adesso ritiri tutto, eh? Tutto, eh? Il vestito è una giacca con un pantalone. Non è un abito. Pronta? Sì! Anche tu? Sì! Girati, dai! Sorridi, bellissimo! Sì, bello! È particolare! È stile anni 60! Bello! Dentro c'è il pantalone! Dov'è? È lì, uguale, completo! Ti piace? Ti piace o no? Perché ridi? Perché è un pochino... particolare! Gli altri magari sono bianchi, tu sei l'unica colorata! Beh, io sono sempre quella che deve spiccare in mezzo a tutti! Poi non saranno bianchi sicuramente, no, perché... Tu sei azzurra, i colori estivi sono fucsia, avevo provato un pantalone rosso Vanessa che era bellissimo. Perché non l'hai preso? Perché una taglia mi andava piccola e quella dopo mi andava grande, non c'era la via di mezzo per me. Poi ho trovato questo che va bene, poi lo provo. Ani, ascoltami, guarda che tu ti devi provare i vestiti dopo, perché non mancano molti giorni alla comunione di Vanessa e non sappiamo ancora che cosa metterai tu, d'accordo? Sì. Ne hai tantissimi, non ho preso nulla, ma perché ne hai veramente tanti, Ma riesci a stare ferma un secondo? Dai, per favore. Adesso andiamo a preparare la cena che dopo arriva il fotografo. Mamma mia, parlo da sola. Allora Vanessa, visto che Anastasia è già sulla crisi andante e sta per arrivare il fotografo, scegli il vestito per sabato, domenica, quello che è. Guarda quanti abitini qua sopra, amore. Guarda che bello questo. Bello questo con le margherite. Come fa schifo, è bellissimo. Però c'è un problema, che io ho appena guardato le previsioni e fa freddo. Senti Ani, e se usciamo a comprarne uno in questi giorni? Perché sei arrabbiata? Ci sono anche di là nella cabina. Ti devo girare. Allora Anastasia, ascolta, io stavo pensando di comprarti un vestito, perché quelli che hai sono completamente stili. Ma tu non sei Anastasia. Scusa. Cuccioline e cuccioline, per favore, mi dite cosa devo fare con Anastasia. Perché è sempre arrabbiata, sempre! E piange, ed è arrabbiata, e qualsiasi cosa, ogni video che faccio lei piange. Ma l'avete visto l'ultimo? Anzi, se non l'avete visto, andatelo a guardare. Vanessa sceglie la morning routine di Anastasia e lei piange disperata perché qualsiasi cosa non vuole farla. Guarda questo qua, guarda Vane, questo qui. È bellissimo, è bellissimo. Ma secondo te lì va? Vieni a vederlo, amore. La togliamo dal canale. No, mettiamo fuori dalla finestra. No, dalla finestra no, perché potrebbe farsi molto male. No, quello no. Quello di prima. Guarda. Ma che bello. Questo qui. Questo qui. Vabbè, senti, facciamo una cosa. Anastasia non si veste. No. Sì, certo, questo il prossimo. Questo si mette per andare in spiaggia, non per andare alla comunione di tua sorella. Comunque, senti, facciamo una cosa. Io mi vado a preparare perché sta arrivando il fotografo. Di Anastasia ce ne freghiamo. E preparati, Vane, dai, mettiti l'abito. Bimbe, cosa state facendo? Ma perché vi state prendendo a cuscinate? Ma per favore, vi dovevate preparare. Sta arrivando il fotografo. Perché? Dai, Ani, alzati. Dai, bimba, per favore, andate a prepararvi. Sei pazza? Ma cosa gli hai fatto? Ma ho fatto lei. Cosa? Ma io ci sono guardato. Come?
Ma dalla bocca! Fammi vedere. No, ma gli hai spaccato un labbro. Sta arrivando il fotografo, adesso gli fa le foto col labbro spaccato? No, dai, no, ma perché ridi? Pure tu ridi. Cavoli, cavoli tuoi. No, lascia guardarti immediatamente. Madonna, madonna. Chiudi la porta che c'è il gatto, sciacquati, sciacquati, fammi vedere. Sciacquati. No, voi siete due delinquenti. Non siete due bambini. Sì, anche tu. No, perché tu non la stavi prendendo a cuscinate? Siete due delinquenti. Voi non siete a posto di cervello. No, amore, ti fa male. Hai picchiato la testa? Hai adesso picchiato. Ma noi dovevamo fare le foto, non andare in pronto soccorso. Fammi vedere. La testa. Vabbè ragazzi, ascoltatemi, io chiamo il fotografo e gli dico che sono in psichiatria. Sì. Senti, io concludo qua il video, vado a un attimino a meditare, a fare yoga, 5 minuti. Sì, yoga, poi ti faccio vedere. Sì, anche voi, venite con me, forse è meglio che iniziamo a fare yoga invece che i video su YouTube. No. Vai, brava, vedi che intelligente. Allora, salutiamo i nostri cucciolini e cucciolini, gli diciamo che è il nostro ultimo video. Ti sei spaccata la testa? Come hai fatto? Dove? Dove? Lì sul muretto? Ma sai che c'era anche prima? Mica l'ho fatto io adesso. Ragazzi, sono stanca, deve arrivare il fotografo, mi devo preparare. Diamo una buonanotte, dai. Cucciolini, cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate il buco della maschera e lasciate un bel like a questo video. Ok, ciao! Ciao!